Buongiorno e buon martedì. In realtà sembra quasi inizio settimana oggi perché ieri è stata Pasquetta e anche se siamo rimasti a casa, comunque dava l'idea di essere una festività, perché comunque Ste non ha lavorato, io mi sono totalmente rilassata e quindi un po' l'idea di festa c'è stata. Anche se eravamo soltanto io e lui, e quindi oggi sembra quasi l'inizio della nuova settimana, anche se in realtà un po' è così. Oggi ho il tampone, oggi pomeriggio, dopo pranzo, infatti mi sono già preparata, però non sono truccata completamente, ma mi sono struccata soltanto gli occhi perché volevo farvi vedere la pelle. Da venerdì sto prendendo degli integratori per migliorare l'aspetto della pelle, quindi per ridurre la produzione di sebo, per rendere la pelle più bella. Vedete che ho un po' di brufoletti, un po' di imperfezioni, tipo per esempio qui, qua intorno dove tengo normalmente la mascherina, anche nella parte di qua, vedete un pochettino. Più che altro nella parte qui bassa, in fronte più di tanto non ho nulla e un po' anche qui dietro le spalle. E quindi ho iniziato a prendere questi integratori di Skin Good Garden. Li sto prendendo da poco perché appunto soltanto da 5. Oggi è il quinto giorno, ce ne sono diversi, ad esempio anche quelli per una pelle più luminosa, quelli per rinforzare unghie e capelli, quelli da assumere in prossimità del ciclo mestruale, insomma ce ne sono diversi. Io sono partita con questi proprio perché ho la pelle un po' con qualche piccola imperfezione, quindi vediamo come si comportano, se migliorano l'aspetto della pelle. Poi voglio iniziare ad utilizzare anche quelli per le unghie e i capelli, perché ho le unghie debolissime, a forza di fare comunque semipermanente oppure la ricostruzione, anche se adesso è il semipermanente, tra l'altro quest'unghia mi si è spezzata ieri e mi è saltato leggermente negli angolini, devo andare a sistemarlo. Comunque ovviamente le unghie un po' si sono indebolite, anche nei capelli, ne parlavo con la parrucchiera l'ultima volta che sono andata a gennaio, quando sono andata a schiarirli. Se io alzo i capelli nella parte, tipo per farmi diciamo una sorta di codino, qui in questa zona, vediamo se riesco a farvi vedere, in questa zona qui, io ne ho pochi, ma proprio ne ho pochi, pochi. E quindi lei mi aveva già detto, mi aveva consigliato di assumere degli integratori che aiutassero, insomma, a ridurre la perdita di capelli, perché comunque io ne perdo tanti. Però ho proprio notato che ne mancano di più in questa zona, me l'ha detto proprio anche lei, ma mi accorgo anch'io quando magari li vado a legare dietro con un codino. E quindi voglio provare ad assumere anche quelli, però parto un attimo con questi, poi magari durante a metà settimana introduco anche gli altri. Altra cosa, la moca ieri ci ha fatto venire un altro piccolo infarto, perché tende a tenere un occhiettino un po' chiuso. Mi sono accorta ieri, dopo cena, è stata tranquilla in casa quasi tutta la giornata, tutto il pomeriggio, perché non era una bellissima giornata, quindi non sono stata più di tanto in giardino. Però dopo cena, nel guardarle che erano nelle loro cuccette, mi sono accorta che un occhio tende a tenerlo tipo leggermente chiuso, infatti è un po' arrossato all'interno. E stamattina quando si è svegliata c'era un po' di secrezione, tipo quando a noi viene la congiuntivite che si arrossa l'occhio e si fa un po' di pus, ecco la stessa cosa. Infatti ho chiamato il veterinario, mi ha dato appuntamento per domani sera, perché sono pieni pieni tutto oggi e anche della prima giornata di domani, quindi appuntamento nel tardo pomeriggio. Se il mio tampone sarà negativo vado io, altrimenti ho già sentito e mio papà passa a prenderle lui. Così fanno anche il vaccino, perché anche quello è scaduto, mi sono accorta, quindi devono assolutamente farlo. Passa lui e le porta lui dal veterinario, lui insieme a mia mamma, così fanno il vaccino e controllano anche l'occhio di Moka, anche se non penso sia niente di grave, perché comunque lei è molto, cioè, tranquilla, se lo lascia toccare tutto, però magari ci dà qualcosa da poterle mettere per alleviare un po' il fastidio. Adesso stanno dormendo tutte e due nella cuccetta, quindi le vedo proprio belle e tranquille. Vedete come tende a tenerlo chiuso? Adesso beh, li ha appena chiusi tutti e due, però l'occhio in questione è questo di qua. Amore! Cioè questo lo apre bene, adesso è un po' stanca, quindi adesso ho chiuso anche quello, ma
Sì, ti apre bene questo, l'altro comunque se lo apre si nota che è leggermente, diciamo, più chiuso rispetto all'altro. Adesso volevo farvi vedere meglio, ma sta dormendo. Volete uscire? Volete uscire? Vuoi uscire? Vedete l'occhiettino com'è un po' bagnato intorno. Gioia, sei già preparata, pronta davanti alla porta per uscire. Sei pronta? Vuoi uscire? Tra l'altro devo ancora finire di sistemare, cioè di fare le fughe nella parte qui davanti alla porta e qui davanti alla stufa, proprio questo pezzettino qui, questo rettangolo, però essendo davanti alla porta continuo a rimandare perché poi per 4 ore non possiamo camminarci sopra. Infatti stavo pensando di uscire direttamente dalla finestra se le cagnoline vogliono andare in giardino, però penso questo lavoro di farlo domani, visto che se domani sarà in ufficio perché inizia, cioè torna a lavoro e quindi non c'è nessuno a casa e quasi quasi faccio questo angolino qua. Comunque, tornando a Moka, vedete che è un po' di pus, cioè di pus di secrezione. Vedete come fa? Quindi ce lo tiene proprio chiuso, come se gli dia fastidio quasi tenerlo aperto o anche magari la luce. E quindi vediamo domani cosa ci dice il veterinario. Te come stai? Tutto a posto? Tu sei super in forma stamattina, vero? Dai, vai anche te fuori. Gioia è uscita, sta per uscire. E te? Piccola! E te che ti metti sempre a pancia in su per farti fare le carezze? Cos'è successo a questa cagnolina? Cos'è successo? Vita da pascià. Vita da pascià. Vero? Rieccomi, sono appena arrivato, ho fatto il tampone, stavolta me l'hanno fatto anche in gola in una narice, speriamo bene. Sono ancora con il cappotto, tra l'altro sta anche piovendo, c'è una giornata grigia, brutta brutta brutta, e non ho voglia di fare niente, proprio la classica giornata grigia uggiosa che mi fa passare la voglia di fare qualsiasi cosa. Sto giocando alla Play perché oggi è a casa e da domani inizia nel nuovo posto di lavoro. Sapete che avevo raccontato che cambiava lavoro. Domani è il suo primo giorno e andrà a Milano. Infatti si sta rilassando, si sta godendo l'ultimo giorno di libertà, diciamo di pausa, e sta giocando alla Play. Non mi ho sentito arrivare. Ste? Sono arrivata? Bene. Naso e gola. No, non troppo fastidioso. C'era un po' di gente, però è stato tutto abbastanza veloce. Avevo l'appuntamento a 20 alle 2, sono arrivata proprio a 20 alle 2, sono partita un po' in ritardo oggi e alle 2 avevo fatto, quindi tutto sommato sono stati veloci. Visto che c'è una giornata proprio terribile, come vi ho detto, e non ho assolutamente voglia di fare niente, ho deciso di fare merenda. Quindi adesso prendo qualche arancia, così mi faccio una bella spremuta. Di solito utilizzo 4 o 5 arance e vado ad utilizzare questo spremi arance che avevo preso su Amazon. Tra l'altro, a proposito di questo, ho creato finalmente, dopo un po' di tempo che volevo farlo, sabato, no, venerdì mi sono messa e ho creato la mia lista Amazon. Cos'è la lista Amazon? Praticamente è una pagina dove io inserisco tutti i miei prodotti preferiti, spaziando un po' tra varie categorie, come il fai da te, quindi tutti i prodotti, pittura, pennelli che ho utilizzato per le fughe, per il camino, visto che è una domanda che molto spesso mi fate, e all'interno della lista Amazon trovate i prodotti che ho utilizzato, anche i pennelli. Poi, ad esempio, mi chiedete delle sedie, mi chiedete del tavolo che avevamo prima in sala da pranzo, ci sono su Amazon, quindi li ho messi nella lista. Ho messo, ad esempio, anche questo spremi agrumi.
Poi, cos'è che ho aggiunto? Ovviamente andrò poi man mano ad aggiungere cose in più. Ho fatto anche una cartella beauty con qualche prodotto. Insomma, trovate quelli che sono i miei prodotti preferiti, le cose che ho preferito e che mi sono piaciute di più acquistate su Amazon. Quindi lì trovate tutto, così almeno viene più comodo sia per voi che per me, farvi avere in modo semplice e veloce il link a un prodotto. Così per voi è molto semplice, vi basta cliccare su questo link che trovate anche nella descrizione, nella mia bio della mia pagina Instagram e sempre sotto tutti i video, d'ora in poi lo andrò a inserire. Così vi basta proprio semplicemente cliccare, anche perché molto spesso ricevo domande tanto simili da diverse persone. Ogni volta devo andare a riprendermi il link e girarlo. In questo modo è tutto molto più immediato, quindi spero che possa farvi piacere. Adesso taglio le arance, così faccio la mia spremuta e dopo insieme a quella mangio anche un po' di colomba che ci ha portato mia suocera. Questa è una colomba artigianale fatta in pasticceria, buonissima, con il cioccolato sopra e all'interno c'è una crema che non riesco a capire di cosa, che crema sia. Non è una crema pasticcera, non è una crema chantilly, non ho idea di che crema sia, ma è molto buona. Ci sono anche c'è qualche candito che io non amo, quindi tolgo, però per il resto è davvero buona. Quindi adesso faccio merenda così. Ste, vuoi anche te la spremuta che la sto preparando? Sì. Ok, quindi facciamo due spremute. In tutto ciò sono le 15:20, quindi in realtà non sono ancora le 4, sono abituata a fare merenda di solito per le 4, 4 e mezza. Oggi anticipiamo anche perché andando a fare il tampone dopo l'ora di pranzo abbiamo mangiato molto presto, mezzogiorno, e per me pranzare a mezzogiorno è davvero prestissimo. Le spremute sono pronte e la colomba è questa, è rimasta una fetta, quindi ce la dividiamo. Queste sono tutte scaglie di cioccolato al latte. Poi qui c'è un'altra crema al cioccolato e qui la crema di cui vi parlavo prima, che forse è ai canditi, forse, perché il sapore è simile a quello dei canditi, quindi potrebbe essere ai canditi, però i pezzi questi qua io li tolgo perché non mi piacciono. Buon appetito. Comunque, giusto per farvi capire la giornata di M che c'è oggi, guardate che vento che tira fuori, fa freddissimo, non sembra la giornata, o meglio le giornate che c'erano la settimana scorsa. Comunque, a proposito di questo, visto che il tempo fa schifo, ho pensato di fare un bel bagno caldo stasera, visto che è una vita che non lo faccio. Se nel frattempo è sceso, è andato in palestra dopo la merenda, mi ha lasciato tutte le scaglie di cioccolato che piano piano mi sto gustando, me le finisco tutte adesso. E ancora giusto un po' di spremuta. E stavo giusto pensando di fare un bel bagno caldo stasera per darci la carica, visto che la nostra vasca è una vasca in realtà per due persone. Poi capita anche, cioè molto spesso è capitato di fare il bagno soltanto lì, soltanto io, oppure soltanto lui, e stare proprio super comodi, proprio perché essendo una vasca anche per due persone, starci da solo è proprio comodissimo. Però, visto che lui domani si deve pippare una giornata intera a Milano e andrà con il treno, perché gli daranno la macchina con questo nuovo lavoro, cosa che invece dove lavorava prima usava la sua macchina per raggiungere il posto di lavoro, che non era a Milano, quindi era molto più vicino. Invece stavolta gli danno la macchina, però non sarà subito pronta domani, ma ci vorrà qualche settimana, anche perché vista la situazione non lavorano tanto in ufficio, e quindi ha pensato di andare in treno. Si sveglia domani alle 5:30 perché è il treno tipo alle 6:10, non so che ora arriverà a casa domani sera, e visto che anche domani mettono proprio una giornata un po' fredda con vento e pioggia, ci sta per darci la carica un bel bagno caldo stasera dopo cena. Quindi dopo glielo dico, ma sicuramente mi dirà di sì. Io adesso voglio mettermi un pochettino al computer
a guardarmi qualche video su YouTube, mi voglio proprio rilassare, e quando guardo i video su YouTube mi rilasso totalmente. Quindi adesso sistemo un attimo qua le due o tre cosine che ci sono in giro e poi mi rilasso al computer. Preparato il vaporetto e voglio passare la cabina armadio, che è l'unica stanza che ho fatto per quanto riguarda il lavoro delle fughe qui nella zona notte, perché quel prodotto, mannaggia, sembra che agisce bene sulla fuga, però mi lascia degli aloni sul pavimento che in controluce, quando c'è il sole, poi si vedono davvero tanto. Quindi ho preso il vaporetto, così adesso provo con la scopa, insomma, a vapore, a pulire il pavimento e vediamo se toglie quegli aloni che dall'ingresso, guardando poi verso la cabina armadio, vedo, specialmente in questa zona che adesso non si vedono perché c'è una giornata terribile, come vi ho detto prima. Però proviamo e speriamo bene, insomma, speriamo che vengano via. Siamo arrivati all'ora di cena, abbiamo preparato il petto di pollo ai ferri con le zucchine, anche un po' di pane, e adesso guardiamo qualcosina su Prime. E qui c'è Moki, ciao! Adesso che è arrivato il cibo, lei è tutta bella pimpante. Abbiamo finito di cenare, Ste. Cosa dici del bagno nella vasca che ti ho detto prima? Hai voglia? Va bene. Sì? A me era passata. Perché è venuto tardi, non è? Era in realtà tardissimo. Però pensare di riempire completamente la vasca, di asciugarla dopo, quando abbiamo finito di fare il bagno, perché ovviamente poi viene sciacquato, cioè la sciacquiamo bene e poi va asciugata completamente, perché non usandola tutti i giorni, quella volta che la usiamo poi la devo proprio asciugare benissimo una volta che abbiamo finito il bagno, e non ho assolutamente voglia di fare questa parte qua, quindi mi sa che il bagno salta per questo, se no sto giro asciughi te. Tra l'altro lui domani, come vi ho detto, stamattina si deve svegliare presto, quindi mi sa che sistemiamo le cose qui in cucina, poi ci mettiamo il pigiama, una bella doccia calda, quella assolutamente sì, non me la leva nessuno, e dopo a letto. Tra l'altro ho scoperto un metodo super per pulire il vetro della doccia in modo semplice, veloce, pulendolo proprio bene, con un prodotto molto basic, sicuramente tutti hanno in casa, però ve lo racconterò magari nel prossimo video. Sono stata un attimo interrotta perché Ste ha fatto una videochiamata, quindi ho interrotto la ripresa. Dicevo, magari nei prossimi video, nel prossimo vlog, vi faccio vedere come vado a pulire il vetro. È un metodo davvero super, che si può utilizzare non solo per il vetro della doccia, come la mia doccia, quindi vetro proprio grande, che quando si apre l'acqua della doccia schizza subito l'acqua e si sporca subito, che è terribile perché devi continuamente asciugarlo, perché sennò non è bello da vedere. Però è ottimo anche per il vetro, lo specchio del bagno o i vetri delle finestre, si può utilizzare questo metodo anche per altri vetri o specchi, non soltanto quello della doccia. Però particolarmente per quello della doccia va a rimuovere il calcare in modo super, quindi insomma mi sono trovata molto bene con questo metodo, però ve ne parlerò. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. In realtà oggi non ho fatto granché, è stato proprio un classico video da "oggi non faccio un
cavolo, perché a parte passare la scopa a vapore in cabina armadio e qui in sala da pranzo non ho fatto altro, però ci stanno anche quelle giornate secondo me. E nulla, speriamo bene per domani, speriamo di avere già l'esito domani, così in caso riesco a portare io Mocha e Gioia dal veterinario. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!